Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti presento la mia ricetta della pasta risottata. Con questo metodo di cottura la pasta viene cucinata direttamente insieme al condimento, in questo modo rilascerà l'amido che formerà una cremina deliziosa. Versiamo un goccio d'olio in una pentola. Tagliamo a pezzettini uno spicchio d'aglio e lo uniamo all'olio. Lo lasciamo rosolare per qualche minuto fino a quando risulta leggermente dorato. Ora prendiamo i funghi secchi precedentemente reidratati in acqua e li tagliamo a cubetti. Li versiamo nella pentola e li lasciamo cuocere per un paio di minuti. Ora uniamo anche la pasta. Io ho scelto una pasta corta integrale, ma il formato si può scegliere in base ai propri gusti. La tostiamo per bene per un paio di minuti e poi sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco. A questo punto la ricopriamo con abbondante brodo vegetale e la lasciamo cuocere per 10 minuti. Saliamo la pasta e la giriamo per far sì che la salatura sia uniforme. Mano a mano che durante la cottura il brodo si asciuga, andiamo ad aggiungerlo, lasciando la pasta sempre completamente ricoperta. Intanto che la pasta continua a cuocere, prendiamo una bustina di zafferano e la sciogliamo in mezzo bicchiere di acqua. Trascorsi 10 minuti di cottura, il brodo si sarà quasi completamente asciugato. A questo punto andiamo ad aggiungere lo zafferano sciolto nell'acqua. Giriamo per bene la pasta e la lasciamo cuocere ancora per circa 5 minuti. A cottura quasi ultimata, aggiungiamo anche del prezzemolo a piacere. A questo punto la nostra pasta risottata è pronta per essere servita. Cremosa e gustosa è perfetta per il pranzo. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un mi piace e iscriverti al mio canale. Per tante altre ricette mi trovi anche su Instagram come EasyChefIt.